Apriamo Supreme per Louis Vuitton. Porca tro... Ogni tanto la vita sembra un gioco. A volte vinci e sei felice. Altre perdi e ti incazzi. Ma se quel gioco somiglia a Mystery Brand, beh, lì porca puttana se ti incazzi. Bella a tutti ragazzi, sono Luca e benvenuti in questo nuovo video. Mi viene già abbastanza da ridere perché sì, siamo tornati su Mystery Brand, il video più richiesto in assoluto, e ve lo porto come speciale dei 5.000 iscritti per ringraziarvi. Il primo episodio è andato benissimo, sarà che è una novità in Italia eccetera, è uscito circa 3 settimane fa, ha superato le 50.000 visualizzazioni, ha superato i 3.500 like, quindi direi che ve lo siete strameritato il secondo episodio. Se non sapete di cosa sto parlando, quindi non conoscete questo sito, fidatevi di me, andate in descrizione, c'è il link del primo episodio che ho fatto, e per capire il funzionamento del sito, se no adesso non capite niente, guardatevi prima quello e poi credetemi, vi guarderete tutto quello lì e verrete poi subito a vedere anche questo, fidatevi di me. Mi sto cagando sotto ragazzi, niente da fare raga, è allucinante, porca... Vi ringrazio ancora ragazzi e vi chiedo una piccola cosa in maniera seria. Questo è il secondo video che faccio, sono altri 100 euro che carico su questo sito e per me è un investimento non da poco dato che non ho proprio tantissimi iscritti. Quindi vi chiedo la gentilezza ragazzi di supportare il video e il canale. Nel caso vi piaccia il video, vi piaccia la serie e ne vogliate un altro, vi chiedo di essere più carichi di prima, ancora di più. Quindi vi chiedo un like, di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti. Ovviamente non porto solamente questi video, porto contenuti tipo news sullo streetwear, sul rap, guide su come comprare determinate scarpe limitate Nike Pro Fight eccetera, e di seguirmi su Instagram. Vi lascio i 7 motivi per seguirmi su Instagram, quindi video extra, consigli su che video portare, quali no eccetera, e ovviamente poi commenta se vuoi un altro episodio, se vuoi che io apra un determinato box, se hai mai provato questo sito eccetera. Chi ha visto il primo episodio sa com'è andata, quindi ragazzi se vedrò un grosso supporto più di quello di prima potrà arrivare il terzo episodio, quindi mi raccomando ragazzi. Ora andiamo sul sito. Guardate, ho già i brividi e non perché sono emozionato, ma di terrore. Ho caricato 100 euro e si sono aggiunti ai 35 dollari che c'erano caricati dall'episodio di prima che avevo avanzato. Quindi abbiamo una mole di 135 dollari. Come in teoria li andremo a spendere? Seguendo i commenti che mi avete scritto, l'altra volta abbiamo aperto quello delle Easy, abbiamo aperto Supreme, poi vabbè Apple Boy che questa volta ragazzi non lo aprirò perché mi ha portato al fallimento. Aprirò Hype Shoes che adesso andremo a vedere cosa si può trovare. E poi vorrei assolutamente aprire Supreme per Louis Vuitton. E ho visto che c'è questo Hoodies and Jackets da 250 dollari a 99, che secondo me non costa 250 dollari, però essendoci questo grosso sconto vorrei provarlo un po' come bonus. Mi raccomando ragazzi, condividete il video su Facebook, sul gruppo WhatsApp con i vostri amici, e se volete, se siete da telefono, screennate e mettetelo nella vostra storia di Instagram taggandomi che le guardo. Per questo che l'altra volta ci sono state molte condivisioni, quindi ragazzi vi chiedo di aiutarmi e di condividere. Andiamo all'Hype Shoes, vediamo cosa possiamo trovare. Cesta da 99 dollari, quindi non sono pochi. Quanto bell'oro. Bling bling, Guai sarebbe molto contento. Andiamo subito all'apocalisse, giù in basso. Tutto viola. Eccole qua, ragazzi, le Converse, eh? Mi ricorda qualcosa, direi. Ho qualche ricordo di queste Converse, no? Porca di quella p***a. E le abbiamo al 3,4% insieme a delle Vans Old School, New Balance e comunque scarpe che hanno un prezzo comunque abbastanza inferiore al prezzo del box, che poi neanche di troppo, però comunque. Su salendo verso l'1% abbiamo già roba un po' più carina. Allo 0,8 abbiamo le Legacy, vabbè comunque salendo sapete, fino ad arrivare a percentuali molto più rare. Che vabbè, lasciamo perdere. Le Blazer, ragazzi. Ho spiegato come sono riuscito a comprarle a retail pochi giorni fa. Trovate il video sul canale. Altre scarpe toste. Comunque, ragazzi, sapete, guarda le maggiori percentuali. Le Human Race per Chanel. Ciao. Poi, ragazzi, vabbè, come l'altra volta, i Nike Air Easy. Va, vabbè, lasciamo perdere. Create your own box. Si può anche creare un box. Questa devo guardarla prima o poi. Andiamo un attimo a vedere gli altri, ragazzi, prima di aprirle. Allora, l'altro era Supreme per Louis Vuitton. Questo, ragazzi, l'ho visto, ma sinceramente non è che mi convinca molto. Guardate, costa 60 dollari.
Per carità, i premi, ovviamente i primi sono quelli introvabili, quindi quelli sono belli, però alla fine quelli che si trovano sono questi due azzurri qua, che sono due paia di calze, con una percentuale altissima 55-29. Però ragazzi direi di andare a aprire... Hype shoes, guarda, solo dire andare ad aprire mi fa già paura, mi sto già cagando addosso. Poi ragazzi anche questo, dopo andiamo a vederlo. Però Hype Shoes voglio aprirlo. Siete pronti ragazzi? Io no, per niente proprio. Like ragazzi per portare fortuna in questo esatto momento. Che colore deve uscire per essere carino? Vediamo, 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 vediamo. Che già non mi ricordo più. Guarda quanti ce ne sono. Ah, viola, sono tutti viola. Quindi ragazzi qua anche se troviamo viola non è che ce ne vada poi a fregar molto. Open lagga da matti. $35, mamma mia. Andiamo ragazzi. Viola. Converse Chuck Taylor. Perfetto, cos'erano le peggiori? 43 più 17, ovviamente le vendiamo, ci danno 60 e siamo a 95. Per $4 non possiamo prendere quello da 99. No, try again no, assolutamente, anche perché non posso. Siamo già a 95. Benissimo, abbiamo trovato il peggiore. Allora, direi Supreme per Louis Vuitton. Qua, ragazzi, io so già che vedo il blu. Il resto, ma qualsiasi cosa va bene, non la peggiore. Le altre cose vanno bene. Open for 59. I soldi stanno già partendo. Apriamo Supreme per Louis Vuitton. Porca troia. Ma vedi che è sempre blu, è sempre blu. Sono le calze, sono le... e saranno, se sono le peggiori pure. No, vabbè. Sì, vabbè, vado. Ma abbiamo trovato le peggiori che erano quelle del papà, invece abbiamo trovato quelle del fratello. Che vabbè, ovviamente sommandolo viene un 46. Ci abbiamo perso, non poi di tanti, di 15, Abbiamo $81. Però, raga, io sinceramente sto Supreme per Louis Vuitton. Non è che mi ispiri molto, Variamo di più, variamo ancora. Allora, Hype Shoes non lo posso aprire. Ho 81. Quello delle Easy, raga, non lo voglio aprire. Cioè, quello delle Easy, ragazzi, chi ha visto il primo video lo sa come è andata a finire. 51%, 25 le Vans, 0,9, 0,9. No, ma raga, io so già che se apro questo... Però, effettivamente, se no... No, Apple Boy scordatevelo, raga. Apple Boy non lo apre. NMD non mi piacciono. Non ne voglio neanche trovare, NMD. Se no, cosa possiamo aprire? O apriamo di nuovo Supreme, raga. Vediamo un attimo i premi. O Supreme o Easy, comunque. Aprirei uno dei due. Anche perché abbiamo 81, non è che abbiamo 200. L'altra volta avevamo trovato il portachiavi. Poi, raga... Io rido, ma assolutamente non c'è nulla da ridere. Che c***o rido? Cioè, come vedete, portachiavi, calze, Supreme o Easy. Non so quale sia almeno peggio, sinceramente. Io sarei più curioso su Supreme. Vabbè, dai, raga, proviamo questo di Supreme. Proviamolo, dai. Supreme normale. Condividete il video, ragazzi. Condividete il video. Qua, raga, non mi ricordo neanche i colori, sinceramente. Aspettate che mi bevo un'estate che magari porta bene. Non è pubblicità. Vediamo. Oh, cavolo! Raga, viola! No, aspetta, cazzo, ho portato fortuna l'estate, raga. Quelli di merda non erano blu, adesso magari è una cazzata.
Ma va. C'è da dire che ho quasi recuperato. Tra l'altro non mi ricordo se quello che avevo trovato nel primo episodio oppure no. Vabbè, raga, ovviamente lo vendo perché sta cosa non la voglio. E siamo a 76, ci abbiamo perso 5 dollari. Di nuovo Supreme o Easy? Adesso abbiamo trovato qua il viola. Vabbè, dai, raga, proviamo Easy, dai, facciamoli un po' tutti. Andiamo a rovinarci. Mizzica, adesso non ho più niente. No, raga, ho un dollaro. Ho un dollaro, porca miseria. Boh, qua, raga, preparatevi che è la rovina questa, preparatevi. Anche qua estate di nuovo. Erano tutti viola, forse? Non mi ricordo, sinceramente. Vabbè, apriamo. Tanto sarà una cagata. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Fermi tutti, raga, ci ho guadagnato. Fermi tutti, ci ho guadagnato. Fermi tutti, ci ho guadagnato. Attenzione, 89 più 33. Non ci credo, raga. Andiamo a vendere e siamo a 124. E siamo a 124. Finalmente ci abbiamo guadagnato qualcosa. 125 dollari, finalmente. Ci abbiamo guadagnato, raga. Non ci credo. È la prima volta su sto sito che ci guadagno. È la prima volta. Ora, ragazzi, la vera domanda è continuare andando poi, ragazzi, ve lo dico io, oppure smettere rimanendo qua. Io farei così. Io aprirei ancora un felpa e jackets. Questo qua scontato. Costerebbe 250 dollari questo qua ed è scontato a 99. Vediamo un attimo cosa si trova. Oddio, no, eh. La felpa con la Nutella, no, raga, per favore. No, raga, io non ce la faccio. Se vinco quella, raga, davvero. Cioè, tutto rispetto per chi le vuole indossare, io non lo farei. No, raga, no, ti prego. La felpa con la Nutella, no. Ma spero che una felpa mi dia più di 100. Quindi qua se troviamo il blu è bruttino, il resto invece è carino. Vabbè, dai, raga, proviamone una. Proviamone una. Solo una, però. Proviamo ad aprirlo. 99, andiamo a 24, speriamo di non essermi rovinato tutto il montepremi. L'estate è finito, adesso guardate che non trovo niente. Prego, ti prego. Per 250 dollari. No. Andiamo ad aprire. Non ci credo, raga. 19 per una felpa. 19, ma è pochissimo. Meno male che non ho trovato quella con la Nutella, però raga, 19 dollari come cashback per una felpa. E andiamo a 44. Porca miseria. Direi, raga, di fermarci qua. Il credito lo tengo per un eventuale terzo episodio nel caso mi farete sapere se lo volete oppure no. Direi che ci è andata forse fin troppo bene. Anche stavolta non sono riuscito a comprarmi niente che mi potrebbe interessare. La sfiga c'è, raga, poi il sito comunque non è che prometta molto bene. Io, ragazzi, vi chiedo un like, di condividere il video e di iscrivervi al canale. Su Instagram sono lucacino_basso_basso. Questi sono i 7 motivi per seguirmi. Commenta pure con il tuo pensiero e fatti sentire se vuoi un terzo episodio. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, quindi bene!